Nei prossimi 15 minuti ho il piacere di raccontarvi una delle più belle avventure di cui ho fatto parte. Una storia che incontra mondi completamente diversi. La fisica, la matematica, la meccanica statistica, le neuroscienze, l'agricoltura, la politica. È una storia che include 30 ricercatori e che hanno lavorato per 2 anni per rispondere a una delle più grandi sfide del nostro futuro. Come sfamare 7 miliardi di persone. Allora, come tutte le grandi avventure, partiamo dal primo capitolo, la sfida. Il cibo è uno dei mercati più complessi che l'uomo possa immaginare. Nella produzione del cibo è incluso tutto. Le biotecnologie, la genetica, la chimica, l'industria, i trasporti, l'energia, il vostro cervello, come vedete, i dati, i mercati, la finanza, il marketing, i brand, qualsiasi cosa potete immaginare è inclusa nel cibo. È ad oggi una delle attività più importanti che facciamo. Fondamentalmente gli esseri umani, ancora oggi, per quanto Facebook e Twitter funzionino, mangiano e cercano di restare vivi. Questa è un'impresa eccezionalmente complessa, tanto che gran parte dei governi ha bisogno di supportare i mercati alimentari in maniera massiva. Questo è uno dei grafici che faccio vedere spesso, quanto la comunità europea spende direttamente per aiutare l'Europa, i cittadini europei a mangiare. Il 50% dell'intero budget della comunità europea è speso semplicemente per aiutare a produrre cibo, per assicurarci qualcosa da mangiare. Allora, questo è un modello che negli anni 90 funzionava, quando i mercati erano relativamente semplici. Sfortunatamente, negli ultimi 20 o 30 anni, i mercati del cibo sono diventati una complessità incredibile. La globalizzazione, che conoscete tutti, fa produrre oggetti da una parte del mondo e mangiarli dall'altra parte. Trasformazioni, finanza, prodotti derivati sono diventati oggi uno strumento quotidiano delle grandi aziende alimentari. E sfortunatamente i governi iniziano ad avere sempre meno soldi, sempre meno supporto diretto. La comunità europea ha dovuto ridurre e tutti gli stati in un treat del Trade Organization hanno dovuto ridurre l'intervento diretto. Sfortunatamente quando hanno iniziato a ridurre gli interventi, gli agricoltori non avevano più soldi per produrre. E quello che vedete in mezzo alle piazze, alle strade, è esattamente questo sintomo. I grandi governi iniziano adesso ad affrontare la nuova sfida di come assicurarci il cibo per i prossimi 50 anni. I modelli vecchi non funzionano, dobbiamo trovare qualcosa. Allora ci hanno chiesto di lavorare su una tecnologia, su un qualsiasi sistema che potesse aiutare i governi a prendere decisioni. Adesso vi faccio vedere dove eravamo nel 2010. Quello che vedete qua sono modelli di previsione dell'USDA, il Dipartimento Agricoltura americano. Nel 2010 hanno tirato fuori delle previsioni di come sarebbero andati 3 dei più grandi marker, corn, soybean e wheat, del mercato alimentare. Come vedete, previsioni di prezzi stabili, previsioni anzi al ribasso. Sfortunatamente i mercati sono andati così. Quello che vedete nel 2010 è uno delle più grandi spike, delle più grandi crescite dei prezzi delle commodity del mondo. Quando una di queste cose succede, non è come l'aumento di uno stock in borsa. Quando il prezzo del cibo cresce, la gente va in strada e spara. È l'inizio della guerra, quando le persone non possono mangiare, non hanno più strategia. Questo è l'inizio dell'Arabic Spring, questi sono l'inizio delle instabilità globali. L'abbiamo visto nel 2010, credevamo non potesse succedere, è successo, abbiamo bisogno di qualcosa di più. Abbiamo bisogno di un piano. Questo è il secondo capitolo, The Plan. Ora, uno dei grandi approcci che abbiamo visto negli ultimi anni, che avrete visto e letto sotto il nome Big Data, Machine Learning, Intelligenza Artificiale, è che fortunatamente siamo in un'era sufficientemente digitalizzata per provare a capire come le cose funzionano guardando i dati. Ma dobbiamo raccoglierne una mole vergognosa, gigantesca, al punto da chiamarli Big Data, terabyte e terabyte di dati. Quindi il nostro piano è iniziato esattamente così. Prima cosa, raccogliamo dati. I dati sono ovunque. Raccogliamo dati per qualsiasi cosa, per certificazioni, per rendicontazioni, per tracciabilità. Ci sono dati del cibo da tutte le parti. Sappiamo quante banane vengono prodotte in Burkina Faso, se vengono prodotte in Burkina Faso. Sappiamo quante pezzi di carne vengono importati o esportati. I database sono ovunque. Sfortunatamente ogni database ha il suo indice, il suo nome, il poll è chiamato chicken, è chiamato pollo, è chiamato qualsiasi altra cosa. Le ali di pollo hanno 360 denominazioni e ci sono pezzi che devi incollare da tutte le parti. Questo si chiama dati sporchi, dirty data. Abbiamo speso gran parte del nostro tempo a raccoglierli,
da tutte le parti, FAO, World Bank, Stati Uniti, database europei, database nazionali, scontrini nei supermercati. Abbiamo costruito il più grosso database che esiste oggi al mondo di dati alimentari di tutto il pianeta, letteralmente. Adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire fare previsione. Ne facciamo una insieme, non sarà molto difficile, ma vi faccio vedere la storia di un prodotto che conoscete, il vino. Vedete il grafico, la linea arancione, è il volume di vino venduto in Italia negli anni, di vino confezionato sfuso, diciamo il vino di più bassa qualità. Il volume inizia a decrescere negli anni, iniziamo a bere vino di più alta qualità e ha una leggera oscillazione stagionale. Iniziamo a vedere i vini più importanti, i DOC, quello che vedete nero là è il prezzo. Il prezzo inizia a crescere, è un prodotto più stagionale, è un prodotto con una certa periodicità. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, lo spumante. Vedete quei picchi arancioni? Bene, quello è il Natale. Il secondo picco è Pasqua. Ora, non vi servono 22 ricercatori e delle grandi menti per capire che questo è uno dei prodotti più semplici, forse, da predire, da cui fare forecasting. Ma una cosa altrettanto interessante, capite il rischio. Se qualcosa succede in quelle 8 settimane, avete chiuso tutto il mercato in quelle 8 settimane. Tutto il mercato è Natale. Per quanti spritz possiate bere fuori agli aperitivi, il 90% delle vendite vengono a Natale e Pasqua. Come questa piccola storia del vino, abbiamo dati di qualsiasi cosa, da mele a energia, ogni singola commodity che conosciamo, in un paniere di 6.000, in ogni singola nazione negli ultimi 10 anni, aggiornate certe volte giornalmente. Allora, un altro esempio, un altro studio che vi faccio vedere, curioso, è la storia di come girano i dati. Immaginate di avere 22 ricercatori che parlano, io sono un fisico teorico, quindi parlo di meccanica quantistica, di numeri. A un certo punto ti trovi a parlare di ali di pollo o stinco di maiale e perdi la concezione un attimino di veramente che cos'è. Allora, una cosa che abbiamo voluto vedere è come funzionano questi mercati, la dinamica, cioè cosa vuol dire comprare una banana in Italia? Bene, comprare una banana in Italia vuol dire questo. Questi sono tutti i tragitti che possono essere fatti attraverso le dogane per trasportare una banana sulla vostra tavola a novembre. Quelle rosse sono i più probabili e pian piano fino al blu i meno probabili. Certe volte ci sono salti di 4 nazioni. Uno dei più grossi importatori di banane in Italia è l'Olanda. Ovviamente non vengono prodotte in Olanda le banane, ma quello è quello che vedi dai dati. Devi ricostruire la rete per cui questi oggetti si muovono da una parte all'altra. E questa fotografia va bene per un giorno, va bene per un mese, ma ogni mese cambia a seconda della stagionalità. Certe nazioni saranno a dicembre, certe nazioni importeranno a giugno. Quindi c'è un'oscillazione in questo enorme trading, in questa enorme rete di scambi. Ma se c'è un'oscillazione, possiamo misurarla e possiamo vedere come questa foto cambia nei mesi. Possiamo costruire un indice, si chiama, e possiamo vedere quanto il fatto che voi vogliate una banana a novembre a Milano perturba il mondo, quanto il mondo deve lavorare. E decidiamo che se il mondo deve lavorare troppo, il valore deve essere basso, è poco sostenibile. Se il mondo lavora poco, cioè se questa rete è abbastanza piccolina, decidiamo che è un prodotto sostenibile. Questo è un oggetto che abbiamo fatto, si chiama il Trade Impact Index, e potete farlo girare per ogni nazione, per ogni prodotto. Vi faccio vedere un esempio, gli agrumi, o i meloni, o il caffè. Questi sono i prodotti, questo è l'indice di sostenibilità, questo è quanto la rete globale deve lavorare in funzione del mese per portarvi questi prodotti sulla tavola. Every day. Ora, non ci vuole, io non sono un grande esperto di stagionalità, lo sono diventato, ma non ci vuole un genio per scoprire che gli agrumi è meglio mangiarli d'inverno o i meloni è meglio mangiarli d'estate, ma questo algoritmo lo ha imparato. E per ogni zona del mondo sa esattamente che cosa è meglio o peggio mangiare in quella specifica zona. E siccome noi siamo nerd, per noi ogni cibo, ogni oggetto è un numero o un'equazione, e anche una ricetta per noi è un'equazione. Una ricetta è una somma pesata di elementi. Ogni elemento ha il suo indice di sostenibilità. Allora ci siamo detti, qual è il piatto più sostenibile da mangiare in Italia? Qual è il piatto più sostenibile da mangiare ogni giorno in Italia? Abbiamo scaricato tutto il database delle ricette italiane, per quanto voi possiate essere meravigliosamente eclettici in cucina, 50.000 ricette sono quello che compongono il nostro background culturale e alimentare in Italia. Di queste 50.000 ricette abbiamo preso per caso una, uno stracotto di maiale.
abbiamo scomposto in tutti i suoi alimenti, abbiamo calcolato la sostenibilità e ci siamo chiesti, ma che cosa possiamo fare noi per essere un pochino più sostenibili? Abbiamo costruito una rete semantica e abbiamo visto tutti i piatti che sono simili allo stracotto di maiale. Alcuni sono gialli, alcuni sono rossi, alcuni sono verdi, lo spezzatino di manzo. Ora, dentro a quella ricetta ci sarà un elemento, magari una pera, magari una carota, magari qualsiasi altra cosa, che nel momento in cui lo incapsulate dovete far lavorare per voi un'intera rete mondiale di persone per portarvelo. Una singola carota magari, un singolo pezzo di frutta. Bene, quello che abbiamo costruito è un indice che vi permette di rivedere questa complessità in un colpo solo e darle un colore. E far vedere che dentro alle ricette che ci sono nella nostra cultura basta certe volte cambiare qualche elemento per ridurre la complessità e ridurre lo sforzo del pianeta. Un'altra cosa che abbiamo fatto è iniziare a fare le cose hardcore, iniziare a predire che come funzionano i mercati. Vi faccio vedere che cosa vuol dire. Predire significa prendere la storia di una commodity, quella che vedete la storia del riso, cancellarne un paio di anni, non considerarli mai, allenare gli algoritmi più sofisticati che potete pensare e vedere se quel paio di anni riuscite a ricostruirlo. Okay? Questo è il primo pezzo. Dopodiché dovete andare live, dovete andare nel futuro e iniziare a aggiornarlo giorno per vedere se veramente funziona. Quello che vedete qua in basso è quel pezzettino che abbiamo tolto dalla lunga serie storica. Ma nella lunga serie storica abbiamo la fortuna di non avere solo il riso, di avere tutte le commodity del mondo, di vedere quanto il riso è correlato con le pesche, o quanto è correlato col mais, o quanto è correlato con il costo dell'energia. Bene, utilizziamo tutte queste cose, facciamo quello che si chiamano modelli di machine learning, ma senza essere tecnici. Quello che vedete qua è il risultato del nostro primo modello, a 4 settimane. Siamo abbastanza bravi a predire da fra 4 settimane quale sarà il prezzo del riso, e anche quel picco del 2010 siamo riusciti a vederlo. A 8 settimane, iniziamo a perdere un pochino di correlazione, ma siamo sufficientemente ancora bravi a prendere il verso. Tuttavia c'è un problema, e questa è la sorpresa. Ci sono delle cose che non sapevamo predire in nessun modo. Ad esempio, la viaria. A un certo punto, per uno scambio di informazioni nei giornali, il mercato del pollo in 2 settimane ha perso l'80% delle vendite. È una cosa complessissima da vedere nei dati, perché è one time e deriva da una dinamica sociale. Quindi quello che abbiamo costruito e abbiamo scoperto è che non è nei big data il grande segreto del cibo, ma negli smart data, è dentro al vostro cervello. Abbiamo ricostruito un modello semplice di mercato, e dove il produttore dà al distributore, dà al consumatore e la governance interagisce con tutti questi player. Quello che abbiamo scoperto è che è un mercato di tempi. Il produttore ha tempi molto lunghi, ci mette 10-15 anni a pianificare un'industria. Il distributore ha tempi medi, può riorganizzare la logistica in un paio di mesi. Il consumatore, voi, non avete tempi. Potete uscire dalla porta e diventare vegetariani. E non avete neanche il bisogno di fare la chiamata di cortesia all'industria alimentare e dirle guardate che non mangio più carne. Non avete tempi. Potete cambiare istantaneamente strategia. E come fate? Beh, questo lo fate attraverso un lunghissimo processo di ottimizzazione neurocognitiva. E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo voluto, è aggiungere al modello la capacità di vedere dentro al vostro cervello. Abbiamo costruito un database di immagini di ogni cibo che siamo riusciti a raccogliere, si chiama FridaDB, e abbiamo studiato, in funzione del vostro stato cognitivo, come reagite al cibo. Se quando c'è una crisi alimentare preferite andare sui cibi naturali o sui cibi industriali, se quando siete madri o quando siete giovani rispetto a anziani, come valutate il cibo e come riusciamo a predire o a cercare di capire un'eventuale instabilità che arriva. Vi faccio vedere un ultimo grafico che è molto carino e che vi riconduce indietro qualche centinaia di migliaia di anni, sentendo il primo talk. Ora, la eccezionale capacità del vostro cervello è che è una stratificazione storica. Questa è la prima scoperta che abbiamo fatto. È carina. Il vostro cervello ha ottimizzato la ricerca del cibo nella foresta e ha scelto e sceglie spesso di mangiare cose rosse rispetto che verdi o giallastre. È una cosa atavica, antica,
ci aiutava a selezionare meglio i cibi andati a male dai cibi sani. Curiosamente, questa vostra attività non funziona soltanto in oggetti che hanno stagionalità, come le mele, ma nella pasta. Quindi, a parte i genovesi, che forse sono affascinati dal pesto verde, in generale il vostro cervello reagisce in tutti questi layer storici in maniera assolutamente complessa e non banale. E l'unico modo che abbiamo avuto e capito di chiudere il processo è ripartire dagli smart data e aggiungere voi nell'equazione. Questo è l'inizio di una storia ancora più lunga che faremo nei prossimi anni. È stato un piacere raccontarvela.